tutti, ci ritroviamo di nuovo per un nuovo argomento, una nuova puntata. Questa sera porto la tradizione ligure, che è la festa dell'8 settembre di Recco, molto conosciuta, e ne approfondiamo anche la storia, perché tutti parlano dei fuochi, della focaccia al formaggio, ma nessuno racconta la storia di Recco. Davanti a me abbiamo il signor Bozzo, Nanno, Cesio, i ragazzi, presentatevi voi da soli. Riccardo, Eleonora, Selene e Emanuele. Michela. Bene, signor Bozzo, mi racconta com'è nata la storia dell'8 settembre, l'anno, com'è andata? Subito dopo la guerra, nel 49, dal 49 ci arrivo, dal 49 mettevamo dei pali sulla diga con una corda d'acciaio, mettevamo le gomme residui di guerra e con dei stracci bagnati, poi la benzina le bruciavamo, e questo abbiamo fatto il 49, del 50, del 51. Del 51 si è preso fuoco la benzina. Ma si è preso fuoco sotto i piedi, sul mare, e ci siamo stufati poi dal fuoco, ci piacevano i fuochi. I fuochi? Allora c'era anche mio padre. Ma questo era per, che cosa, per dimenticare la data dell'8 settembre, che era stato un inizio di guerra, o perché? No, perché l'8 settembre è la festa di Recco, è una tradizione da centenale, non si sa come 300, 400 anni, non si sa quanto. E noi invece siamo nati gli ultimi, il quartiere più giovane, 1949. Nel 52 abbiamo fatto i fuochi, eravamo i quattro. Io, Pippo Mostes, Cici Porcù, e Titi Rogero, e siamo andati in giro per soldi, abbiamo speso di solo di fuochi 175.000 lire. Che erano tanti soldi? Erano tanti soldi, nel 1953. E di lì è nato il quartiere spiaggia, perché ci abbiamo messo con maglie gialle il nuovo quartiere spiaggia. Per due anni siamo andati come nuovo quartiere spiaggia, il terzo anno è l'ultimo quartiere spiaggia degli altri. E con colore nostro. E ci siamo tornati anche alla terza. E questa è la nostra storia, quella lì. E per tramandare questo spirito ai giovani, come avete fatto? Cioè voi avete creato un qualcosa di diverso? Ma i giovani vengono, le piace. I giovani le piace, vengono. È che magari qualcuno venendo grande poi si stanca e se ne va. Però vengono degli altri, giovani, si sostituiscono. E nel 52 quanti quartieri eravate? Nel 1952 quanti quartieri eravate? Nel 1952 erano 6, 7 noi. Quindi voi siete il settimo quartiere, che è l'ultimo, è che è nato. Era l'ultimo, perciò. E che adesso troviamo più giovani. Che poi tramandano e vanno avanti. E il signor Nanno cosa ci racconta, signor Nanno? Dico che il quartiere inizialmente, il quartiere della spiaggia era chiamato quartiere dei bambini, perché c'erano tantissimi bambini o ragazzini che partecipavano. Comunque l'intenzione nostra, come penso di tutti gli altri quartieri, è cercare, per mantenere la festa di Recco, di portare sempre e più giovani che possono continuare la tradizione negli anni, anche se adesso diventa molto più difficile per via di certe leggi che sono uscite fuori, che bloccano abbastanza in modo purtroppo da rischiare di far perdere quelle che sono le nostre tradizioni, perché soggetti per partecipare diciamo alle sparate eccetera eccetera ci vogliono patentini che obbligano la gente a studiare eccetera, che però alla fine diventano che gente che si scoraggia e non partecipa più, perciò si rischia di perdere la festa con gli anni, ovviamente. Che quindi questo, praticamente questa è una festa però che vi porta in armonia, anche se c'è diciamo una certa rivalità, certo, per vincere diciamo i fuochi. La rivalità c'è, diciamo, però poi è fatta bonariamente, cioè tutti sana, amici. Rivalità sana. Sì, rivalità sana che conta diciamo dal 5 di settembre fino al
al 9 settembre, poi finisce. Ecco, quindi il 5 voi che cosa organizzate? Mi dica un po' che cosa organizzate, il 5, il 6, il 7, l'8? Noi il 5 come tutti gli anni, con l'apertura degli stand, facciamo una serata di musica normalmente. Quindi li invitiamo già numerosi al 5? Beh certo, è ovvio che l'apertura degli stand è con delle orchestre che anche abbastanza, orchestre diciamo abbastanza famose, che portano di un certo livello, di un certo livello, perciò speriamo che la gente venga a mangiare per poter apprezzare quelli che sono i nostri menù. A mangiare, a divertirsi, certo, logicamente, e poi magari prendono anche l'abbonamento il 6, il 7, l'8, via. Sempre sperando il giorno pluvio, perché certo. già 2-3 anni che purtroppo ci fa degli rispetti il l'anno tempo scorso, che sono il giorno 8, che ci ha danneggiato non in un modo non indifferente, comunque purtroppo lì non si comanda e dobbiamo accettare quello che viene, sperando il meglio. Ah, ok. Altro, raccontatemi qualcosa, cioè quando mettete giù i mascoli, parlate anche voi giovani, insomma, voi siete la nuova leva, insomma, raccontami qualcosa. Cioè, che emozione trovi? Cioè, ti emoziona il fatto di caricare un mortaretto, di usare una polvere? Non hai paura? Cosa provi? Che cosa vi dà? Personalmente ancora non lo faccio, no. Perché non ho patentino e... Però farete qualcos'altro. Sì, sicuramente tutto l'ambito hai la sensazione di avere in mano qualcosa comunque di antico, sicuramente un richiamo che viene rinnovato, questo sicuramente. Ma per quell'occasione allora parlate tutti genovese? Più o meno. Ce la capiamo. La parte quella di Ferrara. La parte quella di ferraresi come me però. Diciamo vabbè, anche i ferraresi possono imparare il genovese. Assolutamente, ma io comunque poi sono nato qua, quindi comunque ce l'hai nel sangue. Ce l'ho dentro, esattamente come loro. Diciamo che quando parte la sparata, quando inizia il riondino, hai l'emozione che ti sale sempre di più, che quando finisce hai tremi dall'adrenalina, perché è una cosa che senti proprio dentro. Cioè è una la voglia di vincere comunque. Neanche, è proprio una tradizione che vuoi portare avanti, perché l'obiettivo è quello di continuare le tradizioni. Cioè le tradizioni sono il nostro passato e saranno anche il nostro futuro. Quindi è bene mantenerla questa tradizione. È bello mantenerla, è bello continuarla. E voi invece cosa mi raccontate? Che siete più piccoli? No, sono più grande. Ah, sì, lei è più piccola. Lei è più piccola, io però sono più grande. No, cosa dire? Che noi, cioè, il nostro desiderio sarebbe quello in un futuro di prendere il patentino per poter poi allestire la mano, le sparate, caricare i mascoli, cose che un tempo fino a una ventina di anni fa si poteva fare senza nessun tipo di documento, ora invece con i controlli vigenti che ci sono siamo obbligati a prendere questo patentino 101, ex 101, un documento ufficiale che ci consente appunto di poter maneggiare pirotecnici, in questo caso poi polvere da sparo, logicamente, perché è ritenuta poter dare una mano ai ragazzi più grandi che sono ovviamente in possesso di patentino proprio e che grazie a loro per ora si va avanti. Ecco. Poi in un futuro toccherà a noi ovviamente. E invece per i bambini il 5 che cosa organizzate? Diciamo, oltre che mangiare la musica, nel pomeriggio organizzate qualcosa, o il 6 organizzate qualcosa per i bimbi, per le famiglie? I bambini partecipano direttamente con gli stand o a sparecchiare, eccetera. Cioè a si divertono a lavorare? Ad aiutare. Perché giustamente per cercare di portare avanti la tradizione bisogna anche saperli impegnare, perché se non li impegni a un certo punto se ne vanno, perché invece devono essere impegnati e in quel modo lì hanno sempre uno scopo da portare avanti. Poi vanno avanti. Ovviamente si coinvolgono uno con l'altro, diciamo, per poi il ragazzino chiama l'altro ragazzino, automaticamente l'altro ragazzino chiama l'altro, perché la spiaggia tanti, questo. Poi se si salva, cioè se poi. Se tutti non riuscirei a riprendervi con la macchina, no. Dovrei farmi prestare la macchina da Teleturchino dal signor Pastorino, che è un meccanismo enorme, più pesantissimo, che mi butterebbe ancora più giù. Invece mi sono organizzata con una macchina leggera. Proprio perché viaggiando anche con i mezzi tra cavi e cavetti e tutto, un 10% di quei bambini rimane, diciamo, per portare avanti la tradizione. L'importante è poi lo scopo. Poi so che a fine festa fate una mangiata tutti insieme, vi divertite tutti insieme. Invece io volevo sapere ancora qualcosa di più di Recco, visto che voi siete così diciamo
eravate nel periodo di, che Recco praticamente si stava sviluppando dopo i bombardamenti, giusto? Ecco, sì, effettivamente. Il primo anno della sparata del quartiere Spiaggia è stato fatto, infatti, che partiva dal bivio proprio qua lì sotto per andare a Camogli, diciamo, partiva di la sparata in mezzo alle macerie, finiva dove ci sono attualmente le poste laggiù sul mare. Sulle macerie? Sempre passando sulle macerie della guerra. E è finita lì e diciamo è stato il primo anno che la sparata che ha fatto il quartiere Spiaggia. E quando eravate, cioè ai vostri tempi, cosa c'era? Come adesso le bancarelle, c'era qualcosa oppure c'era era feste semplici? Erano sempre state. E come gastronomia che cosa facevano? Da no, mangiare? non esisteva. Il quartiere non la facevano loro, i quartieri facevano solo i fuochi, andavano in giro a raccogliere soldi, ne davano più allora che adesso. Addirittura, sì, cioè, al dopoguerra gente, che era una miseria totale, davano di più. Facevamo i soldi che si davano. Quindi la gente era contenta anche per dimenticare diciamo l'evento di quello adesso, che... c'è lo stand. Che cosa preparate di buono, che già fame, sa che sarà l'ora però, tanto per curiosità. Tutti quelli che lavorano gratis. La gioia di lavorare tutti insieme per poter fuochi. Poi pagare i nostri fuochi. E certo, i fuochisti e poi logicamente avrete anche delle spese di corrente e altre cose. Certo, no? Ecco. Certo. Quello no, molto alte. Anche ecco, che, no, notiamole queste pochi, perché pensano che in pochi anni, parlando con la gente a Recco appunto dicono no, quei quartieri, diciamo, da tutto il comune. Ma non credo che sia così. In pochi anni, quello che riguarda le spese dell'Enel, diciamo che sono quintuplicate. Ecco. Cinque volte tanto di quello che si pagava 5-6 anni fa. Perciò già quello è stato un aumento. Pertanto, così come tutte le altre spese, permessi, carte da bollo. Cioè, c'è già dei costi iniziali prima della festa che sono... Ormai sono fuori... Cioè, sono esorbitanti. Sono esorbitanti. Dunque, intanto io il 7 e l'8 verrà giù una mia cugina da Novara con la bambina, è la prima volta che vedrà questa festa. Quindi probabilmente lo chef consiglia, cosa mi consigliate di mangiare al quartiere Spiaggia? La frittura di pesce. Quella è mia cugina sicuramente. Assaggiare tutto. Cioè, ma ci sono piatti tipici recchelini o non possiamo dire, non possiamo annunciare quello che... Taglierini, frutti di mare, trofi al pesto ovviamente che sono una cosa locale. Affogata con formaggio, ravioli al sugo di carne, poi frittura di pesce, muscoli alla marinara, insomma, caponata che è una... Quello, un piatto tipico ligure, no? Ligure, che la fa lui, per il quale che lui può nascondersi, ma la fa Nanno. Ah! Ma la caponata cos'è? Pesce anche questo? No, la caponata è quella famosa galetta che usavano i marinai. Mi parli un po' di questa... Acqua, aceto, con tonno, olive, capperi, acciughe, musciame. Musciame di tonno ovviamente perché di delfino è vietato. Anticamente era quello dei delfini, che poi è stato proibito giustamente per legge e si usa quello di tonno, si usa. E quindi insomma ce n'è per tutti i gusti. Contorni vari, diciamo che. E la musica che verrà suonata, intanto diamo un... Tutte le carni, diciamo, spiedini, e salamini, tutti alla piastra. Quindi barbecue a go-go. Pollo, sì, esatto, tutto. Diciamo che c'è. Insomma, c'è per tutti i gusti. Per tutti i gusti, anche per i bambini, sicuramente patate fritte, roba che piace ai bimbi. E come musica, che cosa ti anticipate come orchestra? Quest'anno avremo un'orchestra, diciamo, ma liscio, jazz, country, blues. Anni 70, sì. Ah, anni 70-80, sì. Quindi c'è da ballare. Sì, esatto. Sì. Allora, gente numerosi, qua si balla. Prima si mangia, poi per non ingrassare si balla. Giusto. Va bene, avete qualche messaggio da lanciare? Volete dire qualcosa al pubblico? Ma correte numerosi. No, invitiamo il dito ufficiale a venire il 7-8 settembre. Ecco, e per esempio per persone che vivono su Spezia, Imperia, perché noi siamo comunque visti
in tutta la Liguria, ma anche fuori dalla Liguria, sì, quindi siamo, sì, visti dappertutto. Siamo seguiti, da un po', sì, da qualche anno siamo seguiti all'estero per il livello dei fuochi d'artificio che si sparano. Sì, anche noi come televisione siamo seguiti, però volevo dire, voi volete fare un invito da una persona che abita a Roma, che deve farsi una vacanza qua in Liguria. Come l'ha invitata a venire qua a trovarvi? Dove vi trova? Come, ecco, allora dite più o meno dove trovano il vostro stand, dove siete. Alla spiaggia? Ricco e piccolina, passeggiata a mare, sul lungomare, ci siamo noi. Quindi altezza Poste? Tra le Poste e il centro passeggiata. Centrale, quindi... Centrale. Ed è giallo. È giallo, c'è, brava. Giallo. Oh, ecco, guarda, giallo. Fammi vedere bene la maglietta. Aspetta, però... No, quello più alto, scusa. Ecco, quindi dobbiamo cercare quel simbolo lì, quartiere spiaggia. C'è giallo. Giallo, ok. Giallo. No, perché so che ci sono altri quartieri, no? Giallo. Sulla passeggiata. Lanciamo un messaggio. Per quelli che sono leggeri genovesi, così magari... Ecco, vediamo un po', perché Teleturchino sicuramente tutti... No, aspetta, tu spara, pigia... La vision camete qui. Ecco, dillo bene te in genovese, perché io non lo conosco. Tu spara, pigia fuego, la vision camete qui. Ecco, però lo traduce... Tutto spara, prende fuoco, è una visione che mette paura. Ah, perfetto, quindi ecco... Una cosa che vorrei dire, sì, io, assolutamente, per ciò che riguarda a certi articoli che sono usciti sui giornali, dove parlavano di cifre che sono realmente inesistenti e che hanno comportato che certi commercianti e anche privati nell'ambito di Reco hanno addirittura dimezzato le offerte che facevano ai quartieri. E vorrei rendere chiaro che il comune e i quartieri non dà assolutamente niente, nemmeno una lira. I soldi che dà il comune sono semplicemente investiti per le luminarie e per quelle cose lì. Pertanto i quartieri non ricevono niente, anzi danno qualcosa, perché visto che sono anche tutte le cene si autofinanziano. Si autofinanziano e oltretutto ci rimettono anche di tasca, perché se non arrivano a tirare sui fondi devono tirarli fuori, perché logicamente i fuochisti vogliono essere pagati, la merce deve essere pagata, e il gas, le luci. Noi siamo volontari. Noi non siamo pagati, facciamo una settimana. Il volontariato è sempre generalmente il volontariato deve essere no profit, però sappiamo che in Liguria c'è tanti che nel volontariato si fanno pagare, per quello che adesso fanno una distinzione del volontariato. Noi nostro, parliamo per tutti i quartieri di Reco. Ovviamente sì, perché parliamo della festa di Reco a questo punto. Parliamo per tutti i quartieri, quindi lanciamo questo appello, che sia fatto chiaro. No, che sia chiaro quello, perché... A volte io penso che sia stata una cosa fatta di proposito e volutamente, perché viene da pensare a certe cose a un certo punto. Perché a qualcuno forse dava fastidio il fatto, esatto, che gli stand facessero da mangiare o qualche cosa. Qualcuno che scrive certi articoli dovrebbe prima documentarsi. Verificarsi. Esatto. Ma io quando scrivo un articolo nel mio giornale stampo le prove, ma prima verifico, perché se mi arriva una querela, io, cari signori, qui ci sono le prove. Perché sono cose, a mio giudizio, che sono da non so, da denuncia. Ci sono da assolutamente una denuncia per diffamazione. Quotidiani locali che purtroppo, se andassero a pescare la mattina con una bella canna lunga, pescare delle buche, sarebbe meglio che scrivere sui giornali, senza fare il nome e cognome, per carità. No, lasciamo, sì, vabbè, ci saranno gente che leggerà, i giornali quando saranno cartacei, immagino, sì, da quello che state parlando sono cartacei. Però è molto semplice credere ai giornali. Sì, però non tutti i giornali dicono la verità. Io scrivo contro l'ipocrisia e ho passato un mare di guai, ma quando mi chiama il giudice, lei ha scritto questo e qui c'è la prova. Se no non scrivo, perché non mi piace fare queste cose. Io per quello preferisco fare interviste anche visive, oltre che scrivere, ma signori, questa è la verità, per cui incominciamo a spezzare le, come dicono qua, vabbè, non posso dire parolacce, le bugie, i pinocchi, chiamiamoli pinocchi, e diciamo che accorrete numerose, date una mano, ciò che date ai quartieri sappiate che va, non va nelle tasche della gente, va assolutamente per creare quei 5 giorni in cui la gente fa rivalità, ma poi si unisce tutti insieme e fa festa. Che la festa è dedicata. Ti dico l'ultima cosa. Oh, assolutamente. Porta migliaia e migliaia di persone a Reco. Che è l'8 settembre a Reco, il 6, il 7, l'8 settembre a Reco, chiunque
a Recco, qualunque attività abbia, lavora. Perciò non posso poi venire a denigrare, io non ho guadagnato, perché chiunque abbia attività a Recco può vendere qualunque tipo di merce e sicuramente fa la giornata. Anche perché so che ci sono i treni speciali, ci sono i mezzi che vanno e vengono. Per alcuni commercianti che magari tu passi nel negozio e ti dicono ma sai, mi crea dei problemi perché tu fai da mangiare, per carità. Ripeto, quando c'è il lavoro c'è per tutti, perché io mi ricordo due anni fa, quando l'anno scorso ha piovuto, ma due anni fa che non ha piovuto, mi pare c'è stata una festa che non ha piovuto, non si poteva camminare per strada, per cui era strapieno e entravi nei negozi e non c'era più niente, quindi queste sono illuminarie di qualcheduno. Bene, allora io vi dico... intanto che vi ringrazio di questa intervista, di questa esclusiva, perché per una volta sono arrivata prima che la stampa, che i grossi, che sono piccolina, che ringrazio Bozzo, Nanno, Celsio, non mi ricordo, ecco, Eleonora, insomma tutti, Michela, tutti. E ti dirò che in autunno noi iniziamo le dirette su Teleturchino. Logicamente io avrei il piacere di ospitarvi in diretta, in studio, proprio per parlare anche di Recco, della storia di Recco, della tradizione che io avevo già fatto, e saremo ospiti di Liguria News, che è condotta da Pierpaolo Podestà e Emiliano Rosasco. Ringrazio Pastorino per la sua collaborazione che mi dà l'opportunità di farmi conoscere sul digitale terrestre, di conseguenza cosa vi posso dire? In bocca al lupo? Crepi. Io ecco, magari non sarò proprio sotto i fuochi perché ho i cani, per cui ho preso quelle cuffie, sai, da mettergli qua in modo che, perché è terrorizzata tutto. Però dopo a mangiare senz'altro, poi magari scapperò a casa, metto le cuffie al cane e riesco di nuovo, quello non è un problema, vi lascio semmai in dotazione mia cugina e mia nipote. È una festa da vedere. Infatti lo slogan è Recco è 8 settembre. Recco è 8 settembre. Io però posso dire una cosa. Io sono nata a Recco, ma mi ricordo il mio 8 settembre, quando ero una bambina, ma piccola, che arrivava, non c'era, era solo un giorno, e sparavano proprio sulla passeggiata davanti al bar di mio papà. E mi ricordo l'alza bandiera e mi ricordo una bancarella che arrivava dei dolci e una dei giocattoli, che io aspettavo l'8 settembre per mangiarmi quei dolci, perché non c'erano tutte le bancarelle che c'erano adesso. Era una festa piccolina ma contenuta, c'era festa, c'era la processione, c'era Don Pino, Don Antonio, non mi ricordo nomi tanti, c'erano tutte le presenze eccetera. Adesso è notevolmente cresciuta e questo mi fa piacere. Cerchiamo di non perdere queste tradizioni e far conoscere anche Recco, ma non solo per la scolata di cemento, per quello che succede di casino politicamente, o che i giornali, chiaramente per vendere il giornale basta che scrivi e insulti, così vendo il giornale. Facciamolo conoscere anche per le cose belle, se siete d'accordo con me. Decisamente. Io vi ringrazio tantissimo. Volete salutare qualcuno? Salutiamo tutti Recco. I ragazzi del quartiere. Tutti i ragazzi del quartiere, salutiamo tutti e invitiamo tutti a venirvi a vedere. E poi se ci sono dei volontari che si vorranno fermare a darvi una mano, lo faranno. Sì, esatto. Andare a mangiare al quartiere spiaggia. Va bene. Va bene, vi ringrazio tantissimo e vi saluto e ciao a tutti, il Grafia, ciao! Ciao.